questo nuovo video di Among Us. Oggi è San Valentino e quindi è tempo dell'amore. Sai che non ci vedo Steph che dice... Ma perché? Non ci vedo Steph che dice... Non l'avresti mai detto tu che è tempo dell'amore? Sei un falso bugiardo. Non l'avresti mai detto una roba del genere? Ma te l'ho detto che ti prendevo in giro, non è questa la intro. Mi fa dalla pancia. Secondo me ti è andata un'intro sbagliata, Carly. No, è davvero... Oggi esce il video che è davvero San Valentino. E quindi quest'oggi si gioca a coppie, ok? Oh, bello! Quindi oggi è tempo dell'amore. Io posso essere quello da solo? Non avrebbe mai detto. Siamo dispari. Io sono da solo. La cosa divertente è che uno dovrà restare da solo. Io no! Ok, ma ogni partita decidete con chi stare in coppia. La persona con cui state in coppia dovete continuare a parlarci, quindi ci spostiamo di room. Oh, bello! E vi dovete però trattare tutto carini, tipo, sì, ti do una mano, vieni qui. Sarà il video più trash che abbiamo mai fatto di Among Us. Io sto da solo. Quello che sta da solo può... Io sto da solo. Ma raga, coppie mischiate? Io voglio stare con Mark in coppia. Follia! Come posso parlare? Quello è il problema. È una bella, cioè quella, bella domanda. Però non io faccio quella da sola. Muta. Dai, io faccio quella da sola così puoi stare in coppia con Anche Mark. Noi abbiamo il microfono in comune. Mi sa che non si può fare sta cosa, ragazzi. Aspetta, aspetta. Dovete forse stare assieme. Mark lo può fare con Nico. Caprotta con Kendall e io. Ma io volevo essere amoreggiante con te. E mai sono con Mark, ti ho tradito. Il nostro amore è più profondo, Kendall, mi spiace. Siamo su distanza. Se c'è nella coppia, decida lei se denunciare o aiutare. Follia. Va bene. Arrivederci. Ciao. Carissimo. Ciao cara. Carro. No, cara. Tu sei la donna della coppia. Allora, io ho un problema. Sei l'impostore. Ho un problema di fondo. Potrei avere un coltello nella tasca. Allora, io le terrò compagnia per tutto il tempo, dato che sono il suo amato e quindi allora... non Però intanto mi seguo perché non possiamo stare fermi. Allora, in questo cammino di rose, vedi la mia rosa che mi segue? Sì, 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 sì. Dobbiamo per forza trovare Fere. Perché ok, perché coppia, da solo giustamente sì, dobbiamo trovare Fere. Con le luci, se abbassi le luci ci mettiamo tutti in centro. Ma poi tu non vedi, tipo vedi qua abbiamo un'altra coppietta felice. Vabbè, mettiamoci a fare le missioni intanto. Io fai una missione. Qua. Sì, guarda che bravo che sono. Io le missioni comunque non le faccio a prescindere perché bravo, se bravo, no, bravo. Se no tu perdi. Tu non puoi usare l'evento, giusto? Quindi non posso vediamo, prenderle. Vediamo. No, non c'è l'engineering. Allora, se Steph e Mark sono andati a sinistra, noi andiamo a destra. Appena vediamo Fere, tolgo le luci e la zacchiamo. Secondo però me Fere. Fere a destra. No, qua c'è Kendall. Ma Kendall da è solo. Da solo. Allora, potresti aspetta. Uccidere anche tu... Kendall. Effettivamente è interessante. Seguiamo Kendall. Dove è andato? L'hai Vai. Visto? No, è andato giù. Ho trovato Fere. Luci uccisa. Vai. Vai, torna su, in elettrica. In elettrica. No, non è un bravo. Non ha visto Kendall, palese. Non mi ha visto Kendall, vieni. Andiamo. No. Elettrica. Appena fissano le luci, li chiudo dentro. Così possiamo amoreggiare. Non c'è nessuno alle luci. Oddio. Ok, chi è stato? Vediamo. Non lo so. Dobbiamo tornare giù però, come si fa? Alve. Ma vedete la fine che fa il terzo incontro. No, io voglio dire una cosa. Sei venuto adesso, Steph. Fidanzatevi a San Valentino perché altrimenti venite ammazzati. Allora, io vi dico solo una cosa. Nico è la donna della coppia, se vi interessa. Ok, avete deciso anche questi particolari. Sì, beh, giusto, perché era normale. Noi invece dicevamo, io e Mark, che noi due nel test, quello della compatibilità di coppia, abbiamo il 99%. Voi il 65%. Ho capito. Ah, ok. Quindi io vuol dire che non siete una vera coppia. Io direi di scagionare Kendallozzo. Sì, non so. Beh, io. Che strano. Grazie. Io scagiono Mark. Io scagiono Nico. Nico. Raga, io non ucciderei mai Nico, Fere. Nico, di qualcosa a tua difesa. Io posso dire che Kendall l'ho visto girare da solo. Io prima. Esatto, Nico, era in admin prima. Stavo facendo le missioni. Vabbè, io ho trovato Fere. Ma noi siamo uniti, capito? Nello spirito. Mi separati per la kill. Perché mi puzzate voi due? Dovevamo camminare fianco a fianco. No, se ti puzziamo Mark è perché tu stai cercando di rigirare. No, io sinceramente no. Marci, stai girando le frittelle, Kendall, perché mi stai accusando? Io voto Kendall. Perché tu stai accusando me? Guardali! Sono Marci e Nico, garantito. Ma non è vero. Sì, garantito al limone. Non è vero. 100% al limone. Sì. Garantito al limone. La coppia è un po' particolare. Dobbiamo... Allora, la situazione è delle migliori. Dobbiamo killare Marco. Ma anche Kendall mi accusa, anche Carly, tutti. Come fai? Ma è troppo difficile! Queste coppie che girano insieme, stanno fissando le luci, Adesso gli do fastidio, gli butto giù le cose. Butta giù tutte le levette, non facciamo le fissare. Solo che cosa facciamo? Dobbiamo tipo uccidere Mark e far credere che sia stato Steph. Eh sì. Che ha messo la kill, vado. Vai.
diciamo subito, l'ho visto, beccato in flagrante, madonna. Cioè, uccidere il tuo amico è stato devastante comunque. Allora, non ci posso credere. Sentiamo. Ascoltatemi, no, Kendall, non votare con... Ascoltami. Non ci credo. Ascoltatemi. È stato ucciso l'amore della mia vita. Non so se mi riprenderò. L'hai ucciso tu. Condoglianze. Ecco ragazzi, entrambi. Un bacio a Stefano. Avevo trovato l'ha tradito, ecco perché tutte le volte con chi mi fidanzo muore. Però io stavo cercando di riaccendere le luci e uno della coppia, Marci e Nico, ha fatto la kill. Il punto però è chi dei due l'ha fatta. Marci. Ma ragazzi, non sono stato io. Sef ce l'ha ucciso davanti, raga. Allora, innanzitutto abbiamo... Allora, ascoltate il mio ragionamento. Abbiamo già fatto 6 partite per il video scorso ed è sempre stato Nico. È stato 2 volte. Questo è metagaming, vai. Quindi figurati se è di nuovo per la terza volta. Raga, non so... Raga, non sono io. Sef ce l'ha ucciso davanti, Kendall, te lo giuro. È stato Marci a incalzare la dose e dire... Oh, Carly e Kendall sono... No, Nico. Ma io sono convinto sia Marci. Carly, dobbiamo votare tutti assieme lo stesso. Vabbè, si fa emergency. Ma lei la sua dolce metà non... Si fa subito l'emergenza e si vota Marci, via. Dai. Allora, va tutto secondo i piani, eh. Sì, va bene, chi dobbiamo uccidere? Dove sei? Ancora sono le luci off e sto andando verso... Tanto finché le luci sono off non possono fare nulla. Esatto, andiamo alle luci. Elettrica. Vai, vai. E se c'è un morto sono tutti su di te, quindi... Meglio, tu ti fai la kill dopo e hai vinto. Vai, aspetta, però devo... non posso far nulla fino a quando non vengono. Mi sa che loro non hanno capito. Aspettiamo qua. Mi metto non posso chiamare l'emergenza tanto. Dimmi... stai lontano che sennò ti targhetto. Dimmi se c'è qualcuno che arriva. È arrivata Caprotto? Riportala. Chi dico? Anzi, no, forse no. Non lo so, tanto ti votano te. Allora, possiamo parlare. Posso dire una cosa? Io non dico niente, ho già detto tutto prima. Se volete mi ascoltate, se no votatemi. Io posso dire quello che ha detto Carly un secondo prima di morire? Io ho sentito, qua c'è, ed è morta. E subito dopo, proprio un secondo dopo, è stato fatto il report. Quindi mi stai dicendo che tu hai abbandonato la tua dolce metà? No, la seconda volta. Io per lavoro, stavo facendo delle missioni di importanti. Quindi tu per lavoro abbandoni... Pesante questa. Ma lei è forte e indipendente. E sei quel tipo di persona. Lei è forte e indipendente. È talmente forte e indipendente che è morta. Ma perché Marci è brutale e cattivo. Aveva una pistola. Sì, io sono veramente cattivo, infatti. Comunque io ero sicuro che sarebbe stato Marci perché si comporta in modo sus. Vedi come parla. No, infatti. Sì. No, non votate Marci. Quindi è sacrificato. Dai, ma ce la facciamo! Ma siete sconosciuti. Cioè, siete davvero un qualcosa di indescrivibile. Abbiamo perso. Sì, abbiamo perso. Bravi! No. Non penso. Sì, come non penso? Ci ha distrutto. Torniamo. Ah, siamo da soli, ok. Torniamo alle luci. Io sto alle luci. Uccidi me? Non lo so perché è rischioso. No, poi votano tutti te. Io sto alle luci. Tu uccidi qualcun altro, votano me e tu hai vinto. Ok. Ok. Cerca di uccidere Steph. Io sto alle luci, vai a cercare Steph. Ma come faccio poi a riportarlo? No, è peggio. Ho trovato Kendall. L'ho ucciso. Uccidi. Butta giù tutte le luci. Vai, l'hai ucciso? Sì, è morto. Io rimango qua sopra. Lo riporto. No, aspetta, stiamo qua vicino alle luci. Tanto abbiamo vinto perché votiamo entrambi Steph. Anzi, accusiamo Steph. Sound muted. Steph, hai sbagliato di nuovo a uccidere. Mi dispiace. Sì. È andata male. Pagliacciata. Ma ragazzi, ho detto, letteralmente, al primo turno. Nico, ragazzi, io al primo turno vi ho detto, ragazzi, è Nico, votatelo. È sempre lui. È stata che bellissima la scena che a un certo punto Mark ridendo fa, è Nico, bam, il secondo dopo è morto. Ragazzi, ma era semplicissimo, ma come parlavano. Sapete cosa è successo? Che Kendall mi ha pure accusato, ha detto, ecco, vedi, è colpa tua perché hai votato Nico, invece era Marci, ecco, abbiamo perso per colpa tua. Ma a prescindere avremmo vinto se votavamo tutti Marci, perché poi nel round dopo votavamo Nico. Io vi dico che è Nico, mi ascoltate. Io non sa giocare, quindi esatto. Io se devo valutare le coppie e dare una recensione, ho visto delle gravi lacune nella coppia Caprotto-Kendall. Ecco, ti pareva. Perché è mancata la comunicazione e anche l'equilibrio. Sai perché? C'è un famoso detto che ti spiega tutto. Vai. Quello dei tamarindi? Bravi, no, bravi. In
amore, scarsi al gioco. Mi dispiace, è così. È vero, è vero. Noi ma te ne vado a morire. Vabbè, però ci amiamo. Però siamo bravi in amore, evidentemente. Romeo e Giulietta. Allora, ho deciso che possiamo fare una cosa aggiuntiva. Non sono sicuro funzionerà. Ok. Ma teoricamente ho dato il potere dello shapeshifter e forse lo abbiamo tutti, altrimenti lo avrà solo l'impostore. Bello! Cos'è lo shapeshifter? Praticamente ti trasformi in chi vuoi. No, no, troppe cose, Kendall. Non usarlo, fidati. Va bene così. Ti puoi trasformare in chi vuoi, quindi vai in giro tipo che sei un'altra persona rispetto a diventare Fabij. No. Va bene. Esatto. Dimmi che sono io l'impostore, ti prego. Sarebbe veramente letale. Sa che lo shapeshifter c'è solo una persona. Sei impostore? Eh sì. Davvero? Io non sono nessuno, mi dispiace. Ma sei l'impostore? No, non sono nessuno, ho detto. Ho capito che è l'impostore. Vabbè, noi non siamo, quindi dobbiamo fare le missioni. Caro. Io non ho nulla qua, caro. Io tutte di là ce l'ho. Aspetta che... C'è Caprotto qua da sola. Attenzione, abbiamo un'altra coppia sfatta qua, È sola, potrebbe agire in modi strani. La seguiamo, seguiamo Carly, ti prego, tutto il match. Mettiamola sulla coppia. Seguiamola tutto il match. Oh, 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 attenzione, Sta pensando che la stiamo per uccidere, probabilmente. Ma lei non fare... È l'impostore, Carly, mi sa. Dici? Per quello è da sola? Sì! Secondo me è l'impostore. Adesso ci starà per accusare. Chiamerà l'emergenza. Non chiama l'emergenza? Attenzione! Ma perché Kendall non è con Carly? Anche io ce l'ho sta missione. No, non ce l'ho, vero? Io avevo l'upload, però vabbè, non importa. No, 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 io non voglio fare niente. Io voglio. Ma Kendall è qui da sola. Perché Stefano non viene? Oh, sì. Oddio! È Marco. Mi sa che è Kendall. Sound muted. Allora, mi dispiace dirlo, ma io e Nico sappiamo chi è. Ma meno male. Ragazzi, io sto per votare Madame Marco. Fate voi quello Marco, che volete. Io, io Carly e Nico se stati sempre assieme. No, no, Marci, io ti ho visto. Cosa mi hai visto? Si è shapeshiftato in me. Ero vicino a te. No, io non tutto... è possibile. Cioè, Carly, noi ti abbiamo. È stata Kendall, non ci posso credere. Sola. Cosa? E tu ci accusi. Sì, è stata io Kendall. Io ho votato Madame Marco. Marco, non sono io, fidati di me, ma non sono se Nico, io. Se Nico ha chiamato il corpo, però, e aspetta, tu eri Marco, per forza con lui perché sta coppia, e Carly e Kendall erano Marco, lì. Tu fai ragionamenti a caso ogni volta, Marco, ogni tanto ci azzecchi, ogni prima tanto preso no. Preso Nico, subito il mio colpo, come funziona sta cosa? Ma fai a caso! Ci tengo a dire una cosa, che prima della mia morte ce l'avamo comunque lasciati io e Mark. Appunto, allora potrebbe essere proprio Marco. No, perché vi eravate lasciati? Non mi ha regalato il cioccolato. A San Valentino. Confermo. E si è vendicato, Marco. Ragazzi, ma perché? Ma perché? Ascoltate Marco che non ne azzecca mai una. Prima azzeccato. Ucciso la voce del popolo, ma Marco. A caso ha fatto è prima? La voce del popolo, mi dispiace. Il popolo è stupido di solito. Direi che il popolo è molto stupido. È proprio quello. E il funerale? E mo, io che devo fare? Io... Vabbè, faccio team con Carly. Esatto, sempre da io ti dico solo... Segui il tuo istinto. No, vabbè, tu non dirmi nulla. Io, Io non posso dirti niente. Non so neanche chi è. Ah, no, si so chi è. Diventa team di Fere. Ho deciso. Carly, prima ha accusato te. Ci ha traditi. Madonna, ma è allucinante. Ma noi sapevamo chi era. Abbiamo fatto il ragionamento giusto. Ma in realtà, non riesco a fare. Ah, cavolo, ti ho appena detto chi è. Vabbè, io non ho detto niente. Non ho detto niente. Ti ho solo detto che hai fatto il ragionamento giusto. Ma io non in penso che non avessi so cambiato. Marco Kendall. Quindi, in realtà, ancora il 2. È uno di due sicuro. Però, vabbè, io divento amico di Fere. Io ti dico solo. Io ti dico solo. Stai attento e basta. Vabbè, io tanto finché ho un compagno. Siamo io mi sa che le missioni non ci sbatto di farle. Vengo da te. Aspetta, dove sei? Non è che ti voglio rimpiazzare, sia chiaro. Solo no, che no, mi hai già rimpiazzato, abbiamo capito. Ecco, ecco qua, hai già capito. Quanti guai in Paraguay? Io devo dire che effettivamente ho visto Fere che stava facendo delle task. Ecco, io e Fere eravamo incrociati. Insieme. Sì, sì, perché mi ha detto ucciso la metà. Io non ho visto entrambi. Io ho visto solo Fere. No, io ho visto Nico, era a fianco a me mentre facevo la task. Infatti avevo paura mi killasse, ma non mi ha killato. No, no, è perché ero solo e quindi ho trovato un po' di conforto. Però non so chi dei due sia. Penso che Kendall. Sono la coppia. Allora ti spiego, Carly prima l'abbiamo vista in giro, l'abbiamo un po' accompagnata. E non ha ucciso nessuno. Quindi mi viene da dire che è safe. Però ricordati che c'è anche il cambiaforma. Quindi magari non hai seguito Carly. Abbiamo perso. Se sono loro due contro di noi due abbiamo perso. Sì, se sono loro due abbiamo perso. Carly, noi ti abbiamo supportato. Io la no. mia No, Nico, io ho delle domande da farti. No, io voglio chiederti perché hai ucciso la mia metà. Io non ho fatto niente. L'hai espulsa da questa nave, non ha più ossigeno, sta vagando nello spazio. Mi puzzi come poche cose. Dai, porca miseria.
È finita. È finita. È finita totalmente. A meno che ti campi l'emergenza qua. Deve miss. Aspetta, perché sia Kendall non le sa ste cose. Però è inutile, perché tanto la votazione va sempre allo stesso modo. E dipende se qualcuno non voti Fiere. Ma come fa, sono insieme. Io andrei con l'emergenza comunque. Non ci so provo. Quando. Vai. 10 secondi ancora. Se non uccide, perché agli stessi secondi devi stare lì in emergenza. Sei in emergenza. È morta. Non respira più. È finita. Vediamo, no, ancora viva forse. Andiamo. È viva. Dite, no, temevo che avesse ucciso anche Fere, la mia unica alleata. Quindi chi è tra voi due? È Nico. Ma è non Nico. C'è. O è che non avrei mai ucciso Marci. Raga, ma. Okay, ma secondo voi io sono capace di uccidere ben due persone? Sì. Io, la persona più buona del mondo? L'hai ucciso soprattutto dopo il fatto che Nico. Soprattutto dopo il fatto che Nico è stato impostore tipo 7 volte in queste sarebbe scritto prima quella di fare la prima kill. Ma appunto cosa? Era il mio ragionamento di prima ed eri comunque tu l'impostore. Prima un'altra partita. Sì, l'ho pagato 3 euro. E Kendall, dai. O 5 euro. E basta. Cioè, non ce la faremo mai, Nico. Non ce la faremo mai. È finita. Scopriremo il prossimo round. Non ce la faremo mai. È la vostra end. Mi sa di sì. Non lo so. Non ho più neanche l'emergency. C'è la Fere, ma non so cosa voglio fare adesso. Dobbiamo stare vicino a Carly e sperare che missi la kill e prenda. Carly non so per quale motivo. Ma ha capito che Fere non penso ti stia capendo. Aspetta, prova a fare dei gesti, seguimi. Oh no, è finita. Adesso è finita davvero. È finita. È finita davvero. Vorrei sapere dove è lo shape shifter. Ho un'idea. Perché se facciamo esplodere la nave, muore anche la sua metà. E quindi è vero. Si sentirà in colpa. È vero, non fa l'ossigeno. Non fa l'ossigeno. No, però mi ammazza Fere. È finita in qualsiasi caso. No, Fere ha ucciso Fere. Fere ha ucciso Fere. No, ha segnato il Eh no! Channel Swiss. La mia idea è la sua unica alleata. Nico, ma che fai? La mia idea era diversa. Io volevo far esplodere la nave, così che anche voi esplodeste con tutto questo schifo. Ma Nico, ma sei un sadico? Sei proprio un assassino, no. Allora? Tu sei un assassino! Sei automatato. Abbiamo, non ci credo. Subito vi abbiamo sgamati. Un subito. Che si è trasformato al centro in mezzo a 5 persone. Ma Steph, non ci crede nessuno a noi. Non c'è uno che l'ha votato. Ma io, no. Davvero... io lo votavo tutto il tempo. Steph, nessuno ci ha creduti a noi. Sì, ma dove? Io l'ho sempre votato, ma votavano Nico. Voi non avete idea di quanto è stata imbarazzante la prima kill. Che io mi shifto in marcia. Ammazzo Steph e arriva Marci davanti a me con Nico. E nessuno che ci crede a noi. Quello è bello. No, Marco. Non ho visto Marci. Non ho mai detto ho visto. Mai detto visto. Sì, sì, tu hai detto ho visto Marci. Ascoltate la reacche, se ho detto ho visto, vi do 100 euro. Comunque, Mark, che potrebbero partire 100 euro. No, non l'ho detto, ho visto. Cioè, tu hai salvato l'impostore. Cioè, ti rendi conto? Io ero già fregato. Mi hai salvato tu, Mark. Perché ti voglio bene.